Allora, amici telespettatori, bentornati siete collegati in diretta col Pala San Giorgio di Molteno, bentornati sulle frequenze di Leve Sports per il recupero della gara di campionato Serie A Beretta Pallamano maschile, prima lega, Pallamano Pressano, ospite della Salumificio Riva Molteno. Finalmente si gioca questa gara che è stata rinviata già un paio di volte causa problemi Covid, problemi sanitari. Oggi finalmente riusciamo a recuperarla, quindi possiamo barrare la casella anche di questa partita. Intanto una novità, abbiamo ho al mio fianco una vecchia gloria della Pallamano Molteno, grazie della vecchia, Luca Colombo, una vecchia gloria, un giocatore importante che ha fatto la storia della Pallamano Molteno pionieristica nei tempi che furono, e che mi darà una mano nel commento della gara. Intanto due parole di presentazione anche a Luca Colombo. Beh, niente, buonasera. Prima di tutto per me è una novità commentare una partita, visto che sono sempre stato in campo piuttosto che al di fuori. Per me è un modo molto speciale di poter dare un contributo comunque alla Pallamano Molteno. Questa sera probabilmente vedremo un'ottima partita tra due squadre che giocano molto bene in attacco e difensivamente. Anche il Pressano è bello tosto, perché abbiamo visto la partita che ha fatto contro il Bolzano e non ha permesso ai bolzanesi di vincere la partita, anzi l'hanno strameritato di vincere. Vedremo stasera il Molteno se riuscirà a sopperire a queste sconfitte. È una bella scommessa in realtà, vediamo come sarà. Intanto vi do velocissimamente le formazioni. Pressano che è in maglia gialla, con il numero 28 Nicolas Loikos, con il numero 55 Andrea Gentil, con il numero 2 Alessandro Dallago, numero 10 Pascal Dantino, numero 23 Nicolas Dainese, numero 11 Adriano Di Maggio, numero 18 Alessio Giongo, numero 9 Nicola Moser, numero 14 Paolo Pisetta, numero 13 Gabriele Sontacchi, numero 24 Milan Zepp, numero 1 Simone Facchinelli, numero 19 Alberto Gazzini, numero 6 Matteo Moser. In panchina, una conoscenza, un nome illustre della panchina italiana, Alessandro Fusina. Molteno schiera praticamente tutti gli effettivi, non ci sono defezioni, con numero 55 Esteban Alonso, numero 40 Marco Knezevic, numero 47 Daniele Soldi, numero 14 Carlo Sperti, numero 20 Andrea Dallaglio, numero 7 Giacomo Redaelli, numero 28 David Gligic, numero 26 Samuele Riva, numero 70 Alexander Vucinic, numero 36 Emanuele Dell'Orto, numero 9 Gioele Mella, numero 11 Andrea Brambilla, numero 8 Lorenzo Galizia, e il numero invece 32 Lorenzo Beretta, secondo portiere, con numero 97 Gabriele Hernandez, portierone di Molteno. Allora Luca, dicevamo, sarà una mi pare di poter dire, vedendo un pochino il susseguirsi delle ultime gare, piuttosto vorticoso, recuperi, gare ordinarie, certo, eccetera, ma mi pare di poter dire che non ci sono partite scontate. Assolutamente, ecco, assolutamente. Lo si è visto anche mercoledì, quando il Pressano ha giocato contro il Bolzano, che tra l'altro fino ad ora è sempre stata comunque una squadra molto ostica, anzi che è andata a giocarci la finale, mi pare, l'anno scorso, e quindi di conseguenza non c'è una partita scontata, assolutamente. Ecco, intanto partiti, il primo attacco è di Pressano, ma in particolare dirigono i signori Matteo Corioni e Pierluigi Falvo. Beh, Molteno si schiera subito con una difesa 6-0, con la novità di Dell'Orto in terza base. Terza posizione, vediamo. Prima palla persa da Pressano con Dallago che ha allargato, ma non va a fare Alessandro Vucinic.
Aleksandar Vučić è fermato sui 9 metri da Sontacchi, 9 metri per Molteno. Vediamo Molteno schiera la formazione tipo Sperti, Daniele Soldi, Marco Knezevic, Aleksandar Vučić e Esteban Alonso. Molteno manovra difesa di re abbastanza piatta con una punta. Rigore, palla pivot, Andrea Dall'Aglio recupera un rigore. Molteno ha subito sfruttato, diciamo, una difesa 6-0 ma molto ampia, ha permesso al nostro pivot di muoversi dietro il terzino esterno e di quindi di conseguenza ha ricevuto la Marco palla. Marco Knezevic, vediamo subito. Marco Knezevic. 1-0, Molteno, Marco Knezevic parte bene, partono bene i padroni di casa. Cambio difesa in attacco con Dell'Orto? Sì, cambio difesa attacco è una costante, Marco Knezevic e Edo Dell'Orto. Vediamo un pochino. Buono, buona ancora la difesa chiusa. Pascal Dantino ha tentato, forse anche un eccesso di furore agonistico. Milan Zepp. Ottima parata di Gabriele Randes, dal lago non è riuscito a realizzare, riparte Molteno. A questa volta fermato bene. Ancora il pivot è libero, quindi probabilmente si cercherà di sfruttare al massimo questa disposizione del pressano che permettono al pivot di ricevere i palloni. E questa volta poi è stato Zepp e Sontacchi, hanno chiuso bene su Andrea Dall'Aglio. Tentativo di scavalcamento, ma l'arbitro hanno fischiato uno sfondamento, esatto, per farlo l'attacco. Molteno, esatto. Palla persa e possibilità di bene Daniele Soldi. Daniele Soldi ha cercato lo sfondamento di Milan Zepp, il quale possiamo dire c'è un po' cascato, insomma, no? Ha fatto tentato un'entrata. Sì, probabilmente è entrato troppo con la spalla destra e di conseguenza ha subito lo sfondamento. Diciamo che hanno usato lo stesso metro da una parte all'altra, quindi ritorna Molteno in avanti e vediamo cosa come sarà lo sviluppo dell'azione. Vučić, Aleksandar Vučić, bello tiro da sottomano, direi si presenta bene anche Aleksandar Vučić. 2-0 Molteno. Ottima azione di movimento, diciamo, di tutta la squadra che ha portato al tiro il giocatore del Molteno con un sottomano. Tiro forse non impossibile, Beh, però ha tirato in mezzo le gambe praticamente. Ha sorpreso Loizzo. Esatto. Sì. Bene, Molteno è partito bene stavolta. Ora Pascal Dantino che tenta. Ottima difesa del Molteno in questo momento. Ben comportando, bravo Carlo Sperti. Carlo Sperti ha intercettato una palla. Ho notato che ogni difensore sta a sua posizione. Intanto gli arbitri pressano il sottopassivo. Tiro ancora di Dall'Ago fuori. Dall'Ago forse ha avuto un inizio di gara non favorevolissimo, è già la seconda palla persa. Buono, rigore ancora. Altro rigore, sempre Andrea Dall'Aglio. Questa combinazione col pivot che è forse una delle novità. C'è da dire che comunque anche il pressano ti permette di fare questi movimenti, fa una 0 quasi sugli 8 metri, di conseguenza il pivot ha movimento dietro. Ancora Knezevic contro Loizos. La rete di Knezevic. E il pressano fa fatica a segnare, c'è una difesa molto chiusa, diciamo. Pressano sì, ha qualche, però diciamo oggettivamente dopo 5 minuti vediamo. Pressano è una squadra che ha, come dire, una lunga militanza in serie A e quindi voglio dire, tiro di Pascal Dantino. Contropiede. Buono. Ancora Dall'Aglio. Alonso. No, lancia il contropiede Alonso.
E da là gli ho chiuso. Time out richiesto da Fusina, ci sentiamo tra un minuto. Gracchiare, cioè davanti alla... la mascherina. Bene, riprendiamo, gli arbitri hanno richiamato le squadre in campo, il time out è stato chiesto da Fusina, quindi parla Pressano che manovra per il prossimo attacco. Buona intanto la partenza, no? Di Molteno, 4-0, non so, adesso. Hanno cambiato il terzino destro, hanno spostato il numero 24. E il numero 55 è entrato. Pascal Dantino sorprende Gabriele Randes e la difesa moltenese. Prima rete per Pressano, 4-1. Grande Vucinic. Buon tiro dai 10 metri, addirittura al di là dei 9. Si è alzato. Un tiro da 10 metri sorprende Lois. Esatto. Piazza bene Vucinic. Piazza sì. Bene. Difesa che non è uscita a contrastare il tiro, però sì, spiazzato sì. Completamente il portiere. 5-1 Molteno. Ancora. Bravissimo Gabriele Randes. Stavolta Molteno si è fatto sorprendere da Sontacchi, e la difesa di Molteno, pivota, bella azione anche di Pressano e grande parata di Gabriele Randes. Questo decisiva comunque la parata, altrimenti con l'azione che ha fatto abbastanza velleitario di Milan Zepp, quindi avevamo al limite addirittura lo sfondamento su questa tentativa d'entrata. Però 9 metri, si riprende Corgentin, ancora Gabriele attentissimo, gli arbitri sanzionano però 9 metri per Pressano. Finora comunque il Pressano sta giocando molto centralmente, poco sulle ali, e i nostri difensori stanno chiudendo tutti, anzi recupera Vucinic. Ancora Aleksandar Vucinic, grande inizio del serbo, addirittura ha staccato 9 metri per questo contropiede, non ha rischiato. 6-1 Molteno, 8 di gara. Pressano è, mi pare, decisamente contratto. È decisamente in difficoltà con questo tipo di difesa molto aggressiva del Molteno, non riesce a scaricare sui... rete dal lago, questa volta non sbaglia. Anche qui un po' sorpreso forse Gabriele, il tiro non sembrava. Guarda, sì, Carlo Sperti si era presentato sui 6 metri, liberissimo, non è stato visto. Dietro la difesa, completamente libero. Ora la difesa mi sembra un po' più larga, quella di... Sì, fanno una più specie di 3-2-1 o 5-1, chiamiamola così. A uomo sul centrale. Questo è strano, dal lago commette un fallo. Reiterato su Marco Knezevic, se la cava con un giallo, ma insomma, molto profonda adesso la difesa di soprattutto uomo sul centrale, no? Sì, uomo sul centrale, una sorta di 5-1 ancora Argentin, numero 55. Secondo me ormai siamo al limite. Sì, ormai siamo al limite. Il prossimo a 2 minuti di sicuro. Questa volta 2 minuti. 2 minuti su Marco Knezevic. Se non sbaglio è Milan Zepp che. Sì, Milan Zepp.
Probabilmente l'allenatore ha chiesto una difesa un po' più aggressiva. Difesa un po' più aggressiva, ma stanno rischiando. Poi la conseguenza è questa. Eh sì. Ora Molteno giocherà con l'uno contro uno su questa difesa aggressiva. Adesso intanto è in superiorità numerica, quindi vediamo se riusciranno i ragazzi di Onelli a sfruttare la superiorità numerica. Vediamo un pochino. Daniele Soldi questa volta. Ah, due minuti anche per Daniele Soldi. Allora diciamo che l'ala del Bressano ha cercato in pieno lo sfondamento di Soldi. Soldi è arrivato dritto sulla difesa. Probabilmente se riusciva a scaricarla subito sull'ala. Non è opinabile il fallo sul fondamento, ci sta. Francamente due minuti mi sembrano molto fiscali. Ecco, questi sì, questi sono molto fiscali. Beh, il pallone comunque va lasciato subito. Vediamo. Ancora bravissimo. Accompagnata. Oh, questo già, è. Già nella precedente sì, ha rischiato di alzare la palla sopra la spalla praticamente. L'accompagnata. Ancora dal lago. Gol sbagliato, gol subito. Dal lago. Non per voi. 6-3, Molteno ha avuto una. Come ecco, qua, un'altra costante di Molteno è che non riesce a. Questo valeva per l'azione precedente a sfruttare la superiorità numerica. Adesso in realtà siamo in parità perché extra player. Giochiamo con con l'extra player, quindi non rete Gioele Mella la palla qui, no, non abbiamo. Pascal Dantino è abbastanza abile. Due minuti. Insomma, francamente. Diciamo che il giocatore del Bressano ha fatto un ottimo cambio di direzione. Sì, però si è trovato davanti. Pascal Dantino sta cercando di forzare questo fondamentale e più di una volta si è schiantato francamente contro la difesa. Adesso. No, Molteno deve essere rapido perché siamo in 4. Palla persa, toccata da Gioele Mella, quindi in realtà l'ala recupera Carlo Sperti, che farà saggiamente rallentare l'azione. Ecco, nel frattempo ottima penetrazione del Bressano che ha portato l'ala al tiro, però Bressano ha buttato questa sprecata, ha sbagliato il gol. Sì. 4 in difesa, sono voglio dire, non si può sbagliare. Ancora Gioele Mella. Rete, gran gol di che viene però annullato di Alonso. Era un grandissimo gol. Sì, ha tagliato gol. È stato annullato perché ha fatto un taglio nell'area. Ha fischiato il taglio, evidentemente ha commesso un'invasione. Ora sempre in superiorità numerica, credo ancora per qualche secondo Bressano. Ancora dall'ala, attenzione, questa volta. Invece che cercare il tiro in alto che prima è andato sulla traversa, ha cercato sotto le gambe del portiere. Non si fa, non perde l'opportunità, Molteno era in inferiorità numerica. 7-4 Molteno dopo poco meno di 13 minuti, ha recuperato qualche posizione Bressano. Ora siamo in parità numerica. Sì, dopo questo vorticoso. Questi sono interventi. Bressano continua comunque con una difesa molto aggressiva, sì, soprattutto molto aggressiva. Ormai rischiano anche, perché gli arbitri hanno già Gioele Mella e Rete di
Giacomo Redaelli, gran gol di Giacomo Redaelli, che ottima taglia, penetrazione dalla sinistra verso la destra, taglia la difesa di Pressano, 8-4, bene Giacomo Redaelli, e con un tiro in diagonale sì, riesce sì, a segnare al portiere, ha sfruttato in realtà un inserimento senza palla, perché poi l'ha ricevuta sul taglio, sull'inserimento, poi è andato a concludere addirittura fuori mano, sempre Pascal Dantino, vedete che tenta questa bravissima difesa di Molteno, per ora parata di Gabriele Hernandez su tiro di Dallago, ancora parata di Gabriele Hernandez, recupera un'altra palla Molteno, ottimo Gioele, penetrazione, cerca di saltare l'uomo e passaggio al pivot, passaggio al pivot, bene anche Andrea Dall'Aglio, l'ha recuperata però era probabilmente passi dopo il passaggio, contrastato dalla difesa trentina, quindi si riprende con Molteno che manovra. Ah, questa volta è telefonato il tiro di Aleksandar Vujinic, troppo telefonato, attenzione Pascal Dantino, Argentin, ottimo contropiede del Pressano, sì, ha portato su la palla al centrale, ha trovato il compagno che gli veniva dietro, la seconda fase su una palla però giocata male, direi un tiro velleitario, insomma il tiro è anche abbastanza buono, il problema è che l'ha fatto da fermo, cioè non in movimento, quindi è abbastanza prevedibile. 8-5 dopo la prima metà di questo primo tempo. Marco Knezevic, soldi, tiro che attenzione alla seconda fase, Pascal Dantino, ha tentato Molteno di recuperare uno sfondamento, gli arbitri però non ci sono cascati, questa volta il time out di Onelli, l'ha chiamato Onelli, e ancora una volta ci vediamo tra un minuto. Sembra più tanto più mobile, e siamo alla sostanzialmente al termine di questo time out, squadre stanno entrando in campo, possesso palla Molteno che conduce per 8-6, il distacco è stato anche molto più consistente, ha recuperato tre gol, eravamo più 5, abbiamo rischiato di andare a più 6, ci siamo fatti recuperare, e soprattutto stiamo avendo difficoltà ad entrare nella difesa di Pressano, che ha cambiato radicalmente, gioca una difesa molto profonda, sì, e aggressiva sull'uomo, quasi un uomo contro uomo. Ora sale Carlo Sperti, ancora Vujinic, ottimo sotto mano, in movimento questa volta, avete questa visto volta che... in movimento, un po' sorpreso sempre Loizos, attenzione, perché bene dall'orto viene ammonito, ma francamente mi sembrava un'azione sì, ma come dire, decisa, ma ci sta comunque. Pressano manovra, Argentin, forzato il tiro di Argentin, ottima collaborazione comunque in difesa, secondo me gli è andata anche un po' bene che l'arbitro non fischiato. passi, qualche dubbio su questi passi, però infatti non è d'accordo Dall'Ago, ma tant'è.
molto profonda la difesa di che poi va a stringersi nel momento in cui il Molteno questa volta proietta verso la, questa volta l'area. Daniele Soldi tiene la palla saggiamente, evitando di, beh, anche perché era il contromano. Sì. Buono, ottimo, ancora rimane ancora Andrea Dall'Aglio e non riesco a tenere due minuti per Giongo. Effettivamente, comunque, con una difesa così profonda il gioco del Pio dovrebbe essere un attimino facilitato. Se i giocatori del Molteno riescono a vederlo, possono anche passargli molto liberamente. Vediamo se approfitterà Molteno per riportarsi a una distanza di sicurezza. Vediamo Marco Knezevic, terza rete anche per lui, terzo rigore. E i rigori vanno segnati, Luca è un esperto. Luca, sembra facile. Ah, non è mai facile, non è mai facile. 16-6 per Molteno dopo 18 minuti di gara. Beh, intanto possiamo dire che insomma il numero dei gol subiti da Molteno per ora molto basso, molto basso, per ora direi accettabile. Beh, un'ottima difesa, sta facendo un'ottima difesa per tutto il tempo. Attenzione! Ora Vucinic che ha tentato. Milan Zepp. No, è un rischio di stare l'uno contro uno, assolutamente lasciarlo lì. Bisogna raddoppiarlo. Anticipato, non bisogna fargli fare uno contro uno, perché lui è forte, è un brevilineo, insomma, baricentro basso e sprecata la palla da Molteno. Però questa volta è un errore abbastanza grave. Cambio sia in difesa che in attacco del pivot del Molteno. Bello Vucinic. Ha tentato Vucinic, ma c'era Alonso completamente libero sulla parte sinistra. Ora è vero che la porta era libera, ma ahimè, questo, un tiraccio lì da parte sì, di... effettivamente c'era Alonso a metà campo e completamente libero, doveva cercare una cosa più semplice. Fermata la gara a parte il commissario di gara, ammonito Matteo Somaschini, deve avere evidentemente espresso qualche giudizio di troppo, insomma. Peccato per Vucinic, ha fatto cose buone, ha fatto un paio di cose compresa questa, insomma, un contropiede con un'accompagnata abbastanza elementare e questo tiro un po' strozzato, questo tiro in realtà ci stava, ma è un po' troppo lontano, ha tirato quasi dai 10 metri del campo di Molteno. Sì. O tiri un lancio diretto. Ancora Bressano in manovra. In passivo. Sotto passivo, vediamo Pascal Dantino, Marandes. Ottimo. Tenta Daniele Soldi in servizio per Carlo Sperti, che non è ancora stato sostanzialmente chiamato in causa. Carlo Sperti è uno dei punti di forza di Molteno, ma Molteno ha trovato più sbocchi sulla parte centrale, perché comunque Pressano lascia l'area libera in mezzo, difende molto bene sulle ali e non permette la scalata, quindi di conseguenza il Molteno deve trovare per vie centrali l'entrata. Ottimo, primo gol su azione Marco Knezevic, tiro in doppio appoggio. A me passo ancora un po' sorpreso Loizos su questo tiro. Poi, tra l'altro, anche semi stoppato, sì, è stato leggermente deviato comunque da un difensore. Sì, infatti. Tanto David Gligic ha fatto il suo ingresso in campo. Milan Zepp, grande ancora Gabriele Randes.
6, 9 metri per Molteno, Moser strattonato, maltrattato Daniele Soldi, quindi... diciamo che gli ha tirato la maglia. Ovviamente David Grigic, Pezzano cerca sul nascere di fermare l'azione, eccolo lì, ottimo. Questo rischio di giocare una difesa uno contro uno, profonda, sì. Se appena fai un cambio di direzione Daniele lo spazio ce l'hai, non perdona. 12-7 a 8 dalla fine per Molteno, che riprende un po' il largo, insomma, dopo essere fatto un po' l'elastico, insomma. Beh, diciamo però comunque la cosa positiva sono i 7 gol subiti, sì, sono pochissimi, sono decisamente pochi, sì. Finora è certamente una peculiarità di questa gara. Milan Zepp, ah, bene Argentin, ottima scalata del Pressano, sì, che ha trovato il centrale praticamente libero, Sottomano che non ha perdonato, Sottomano da 8 metri, insomma, a questo livello diciamo che era leggermente in ritardo la difesa, sì pericolosissimo, insomma. Lo sta cercando anche in certo qual modo di gestire un pochino questo vantaggio, per quanto lo si possa fare nella palla a mano, assolutamente buona entrata, ottimo Carlo Sperti, eccolo qua, grande movimento di Marco Knezevic che ha liberato Carlo Sperti, e Carlo non perdona sul primo incrocio di Soldi, poi dopo è andato da dietro, sì, molto bello, hanno portato via bello. 3 uomini praticamente, liberato l'ala, ancora più 5 Molteno stavolta, 13-8 passi, giusto i 9 metri, ma David Grigic ha il suo bel da fare adesso con Dal Lago, attenzione, perché dovrà, abbiamo Zepp e Argentin, bellissima parata, comunque bellissima palla recuperata da Gabriele Randes su ingresso di su tiro di Milan Zepp, poi la difesa montenese è stata reattiva, ha recuperato palla, ora gestisce questo nuovo attacco da un più 5, malissimo tentativo di tiro in penetrazione, in elevazione, è subito scoperta la difesa, ne hanno approfittato con un tiro da fuori. Forse era il caso di gestire un attimo un po' di più la palla in attacco, senza cercare assolutamente, questa è una palla che andava gestita, questo è un errore di Marco Knezevic, non era il caso di fare virtuosismi di questo tipo, mancano 5 minuti, il vantaggio è assolutamente da gestire. È entrato intanto Giacomo Redaelli, persa ancora palla da Molteno, ottimo contropiede in coppia, Milan Zepp, ma palla persa davvero malamente. Molteno ha perso due vantaggi dei 5 che aveva, ora è a più 3, transizione negativa per Molteno. Difesa del Pressano che ritorna in 6-0, probabilmente profondità non ha dato i risultati che sperava l'allenatore. Marco Knezevic, rigore e 2 minuti, David Grigic, Argentin si è pigliato i 2 minuti. Beh, ottima prestazione dei tre terzini del Molteno, hanno liberato poi alla fine il pivot,
fatto un buon movimento sul difensore. Credo che gli abbiano fischiato adesso il rigore, secondo me più per la difesa in area probabilmente che non però poi è stato fatto seguito anche un due minuti per il trattenuto, per la trattenuta. Vediamo continua. Un pochino sempre Loizos contro Marco Knezevic e Marco non sbaglia, 4 su 4 dai 7 metri per Marco Knezevic, più 4 Molteno, 4 al termine della prima frazione di gioco. Vediamo extra player, questo è il momento di tenere extra player, esatto, per Bressano che gioca quindi senza il portiere ma con la parità numerica in avanti, e vediamo un pochino cosa, sempre Dantino che alla fine due minuti a Redaelli. Allora, intanto non è rete, quindi è parità numerica, ma il con l'extra player Bressano avrà l'uomo in più in avanti, quindi 6 contro 5. Gli arbitri hanno sanzionato questo due minuti a Giacomo Redaelli, evidentemente avranno visto qualche intervento al limite. Bene la difesa di Molteno intanto. Ottimo, con un giocatore in meno. Ah, Argentin. No, sì, Argentin. Sì, ma no, Dal lago. La difesa è arretrata invece di andare in profondità, sì, a chiudere il tiro, e di conseguenza ha dato la possibilità al giocatore del Bressano di tirare in sottomano e segnare. Poco meno di 3 alla fine, più 3 Molteno, palla in avanti per Molteno che però è in inferiorità numerica. In extra player anche lui. No, questo secondo me è un errore da parte di Marco Knezevic, si è tirato bene, ma dopo 3 secondi. Dopo 3 secondi, insomma, siamo in uno in meno, si poteva anche probabilmente centellinare un pochino di più. I secondi servono, mentre con un po' più di calma sta gestendo adesso l'attacco. Attenzione all'ala che è libera. So, fase un po' delicata da gara. Milanzep, persa la palla da parte di palla sprecata da Gabriele Hernandez, un contropiede facilissimo. Beh, l'idea era buona comunque, sì, perché con il giocatore da Molteno è andato via benissimo contropiede, probabilmente la palla leggermente lunga. La zona era quella, sì, è stato un errore sul lancio di Gabriele Rande. Strano, perché Gabriele di solito è tutto. Rete di Moser per Bressano che va adesso a meno 2, quindi riduce ulteriormente il tentativo di anticipo di Sperti, però è rimasto praticamente l'area libera. Ora parità numerica, vediamo come deciderà di Carlo Sperti. Intanto infortunato, sì, è infortunato, gli arbitri hanno sospeso, taglio su una mano, probabilmente sì, quindi entra Andrea Brambilla. Quando mancano sostanzialmente 50 secondi. Oh, Daniele Soldi. Tiro in doppio appoggio. Tiro in doppio appoggio di Daniele Soldi che riporta più 3. Ora probabilmente Bressano giocherà col cronometro perché a meno di 30 secondi dalla fine credo che andranno a tentare una conclusione proprio sulla sirena. Parata di Gabriele Hernandez sul tentativo di Dantino, contropiede stavolta per Molteno. David Gligic
e due minuti. Allora, Dario Grigic in modo rocambolesco riesce a segnare e si piglia pure i due minuti. E soprattutto non si è fermato al primo fallo, ha insistito. Ha insistito, quindi... molto bene. Di Maggio ha... molto caparbio. È stato pescato dagli arbitri in un'azione... 9 secondi. Difensiva. 9 secondi, ora Molteno... Molteno a... Fine del primo tempo. 16 Molteno, 12 Bressano. Bella partita, abbastanza... combattuta. Noi ci sentiamo, Luca, tra 10 minuti alla ripresa del secondo tempo. A dopo. A dopo.
Bene, bentornati amici telespettatori dal Pala San Giorgio di Molteno in diretta. Secondo tempo di Salumificio Riva, maglia nera Molteno e Pressano maglia gialla. 16-12 punteggio per Molteno dopo la prima frazione di gioco. Molteno manovra in avanti con la superiorità numerica. Vediamo se questa volta... Rete, Daniele Soldi, tiro in sottomano, forse abbastanza forzato. Sì, un po' forzato, perché sì. Comunque con un giocatore in più bisognava cercare la penetrazione. Giocatore in più, forse si sarebbe potuto gestire in modo diverso. 17-12 comunque per Molteno, più 5. E squadra in parità. Ma sa, è andata bene, entrata, ha rischiato, il portiere l'ha intercettata e non l'ha trattenuta, ma quindi è andata bene, altrimenti sarebbe stato davvero una palla. Palla strana ridata indietro da Dall'Ago, avrebbe probabilmente potuto... Beh, non aveva la rincorsa per entrare, doveva tirare a piedi uniti, fermo. Argentin ha forzato la penetrazione, ma ha avuto ragione lui. Palla schiacciata a terra, il nostro portiere non è riuscito, ecco, a deviarlo. Siamo ancora in superiorità numerica. No. Tentativo di servire David Grigic, che ha subito palesemente fallo. Ancora Molteno. Marco Knezevic. Questa volta Loizzo si è riuscito a intercettare la conclusione di Vujinic, peraltro conclusione abbastanza semplice, perché Diciamo che questa volta, secondo il mio punto di vista, è un merito del portiere, perché sì, gli è andato incontro a un tiro praticamente da pivot e ha chiuso tutto lo specchio della porta. Intanto recupera l'inferiorità numerica. Rigore. Difesa in aria. Esteban. Molto fiscale. Rigore molto fiscale. Gli arbitri hanno dato già dimostrazione, peraltro, di essere molto fiscali anche nelle precedenti occasioni. Quindi. Probabilmente perché non ha permesso al giocatore. Gabriele Randes. Gran partita di Gabriele. Pascal Dantino fallisce dai 7 metri, l'opportunità di portarsi a meno 3 e quindi riconsegna la palla a Molteno. Squadra in parità numerica. Sì, adesso abbiamo ristabilito la partita, ma forse Molteno si trova meglio in parità numerica. Marco Knezevic sempre per Daniele Soldi. 9 metri, sì. Buona la difesa di Pressano. Ottima, diciamo. Molteno ha avuto una no look trattenuta. Questo e quindi due è minuti. Un fallo, ha speso un 2 minuti David Grigic. Su seconda fase di Pressano, su errore nostro, passaggio abbastanza velletario del numero 40 del Molteno. Sì, allora il passaggio era anche corretto, era in ritardo Esteban Alonso sul taglio verso l'ala e anticipato il difensore di Pressano, ha anticipato la palla e quindi ha dato l'avvio alla seconda fase che ha portato alla esclusione temporanea di 2 minuti per David Grigic. Ottimo. Ancora Gabriele Randes, no. Però questa volta la palla viene recuperata da Pressano. Grande partita sinora di Gabriele, che voglio dire, sì.
altro tentativo di servire Moser dall'ala. Bellissima, tiro d'angolo Carlo Sperti, passivo, gli arbitri alzano, sì, sottopassivo, sottopassivo Bressano. Buona la difesa di Carlo Sperti. Milan Zepp, un tiro francamente a me è sembrato un tiro molto forzato, insomma poco, ma diciamo che ha usato molto il polso, perché sì, il nostro portiere si è spostato in anticipo sulla sua sinistra e ha giocato con il polso il giocatore del Bressano e ha praticamente appoggiato la palla in rete. Sì, sì, sì. Più tre per Molteno. Siamo ritornati con meno un uomo in attacco dopo l'extra player. Ancora 9 metri subito da Daniele Soldi. Carlo Sperti reclama a sua volta però il rigore per la difesa in area e forse sotto questo profilo tutti i torti non li ha, se facciamo i fiscali facciamo per tutti. Gli arbitri però non è di questo avviso e quindi recupera un'altra palla Bressano e può manovrare in avanti per cercare di ridurre ancora il gap. Siamo a 17-14 per Molteno dopo poco più di 6 minuti dall'inizio del secondo tempo. Milan Zepp si schianta contro Andrea, contro Emanuele Dell'Orto. Questa volta ottimo cambio di direzione sull'uomo, l'uomo contro l'uomo. Cambio di direzione di Argentin che si iscrive al tabellino. Ancora una palla recuperata da Bressano. Molteno. Ma questa volta rigore è rigore per Bressano e 2 minuti per Molteno, ma io penso che Carlo Sperti, che fosse assolutamente involontario un intervento di Carlo Sperti. Guarda, questo sembra davvero abbastanza generoso questo 2 minuti. Rigore ci sta, no? Rigore praticamente mentre stava tirando toccato l'avversario dall'esterno e di conseguenza non ha potuto tirare. Rigore netto, 2 minuti, opinabile. Qualche discussione al tavolo, qualche discussione al tavolo della giuria col medico, ma sì, perché il medico è intervenuto in campo e di conseguenza ma chiamato dagli arbitri, visto chiaramente gli arbitri sollecitare. Rete Milan Zepp e stavolta siamo a meno uno. Attenzione, Molteno ha bruciato un vantaggio consistente di 4 gol, ha bruciato con un inizio di secondo tempo non particolarmente brillante. Parziale di 4-1 per Bressano in questo secondo tempo. Attenzione, difficoltà ad andare comunque, sì, in penetrazione. Sta un po' innervosendo. Esatto. Beh, però fanno il gioco del Bressano, eh? Sì. Assolutamente. Bisogna continuare a giocare come si giocava nel primo tempo, con calma, lucidità. Sì.
sbaglio, non riesce a recuperare la palla. Bressano può portarsi passi, ma dopo un fallo, ma fallo per Molteno. Partita che si è innervosita improvvisamente, Bressano l'ha messa su questo piano sostanzialmente, una difesa molto aggressiva sul corpo, si sono fatti sentire, questa è la conseguenza, però il Molteno non deve cadere. Due minuti sicuramente in ritardo, nettamente e leggermente nervoso. Fallo evidente di Aleksandar Vučinić, è stato anticipato, ma non c'era forse nemmeno bisogno di uscire così, in modo così pronunciato sulla... Sostanzialmente doveva fare un passo indietro, aspettare un attimino indietro, l'uomo. C'era proprio necessità. Tanto questa volta come rigore, ma questa volta davvero espulso Gabriele Hernández per protesti. Ennesimo taglio, ma questa volta davvero a me sembra francamente a me sembra molto fiscale. In realtà Bressano aveva tirato Gabriele Hernández, aveva fatto un'ottima parata, poi deve aver detto qualcosa perché... Sì, probabilmente il rigore l'hanno chiamato perché c'è stato il taglio in aria di un difensore del Molteno, con la mira abbastanza libero. Il pareggio questa volta non sbaglia Milan Zepp, ora 17 pari e Molteno in inferiorità numerica, e portiere che ha due minuti. Fatto sì. Time out richiesto da Onelli per Molteno, e quindi ci sentiamo tra un minuto. Sì, 16-12 il primo tempo. Ancora qualche secondo per le squadre. Intanto, punto di vista statistico, Molteno in 9 minuti e 20 secondi ha segnato un solo gol. Questa è la ragione, mentre Bressano ha messo a segno 5 marcature, quindi si è riportato a meno 4 e si è riportato a... Beh, la conseguenza di una difesa molto aggressiva, fanno quasi un 3-3 praticamente sull'uomo, raddoppiano sempre sul portatore di palla e non permettono la penetrazione. Infatti stiamo giocando in modo orizzontale e non verticale. Se fosse ha dato più... un pochino più di convinzione a Bressano, perché visto immancabilmente fermano Mezevic, l'attaccante nel momento che riceve la palla. Sta giocando senza pivot intanto. Anzi, è in doppia non sta giocando Molteno con l'extra player, quindi questo servirebbe un taglio da parte di... Ha tentato Giacomo Redelli un tiro da fuori mano, tiro ben indirizzato, però fuori dallo specchio della porta. Questa volta larghissimo, Moser non sbaglia. Primo vantaggio per di tutta la partita, sì, tutta la partita. Molteno ha pagato a caro prezzo
le inferiorità numeriche, non abbiamo pagato a caro prezzo le inferiorità numeriche. Vediamo se tanto entra Andrea Dall'Aglio, Marco Knezevic, ma stavolta la palla non entra, è tiro forzato però, attenzione perché ora Pressano ha la possibilità di portarsi, intanto parità numerica, ma la possibilità di riportarsi in avanti e quindi di poter addirittura incrementare il vantaggio. Decide di gestire la palla, entra Sontacchi, beh, subentrata un po' la difficoltà mentale anche di entrare in attacco, non si trovano varchi giusti per penetrare la difesa. Il Pressano rete ha preso le misure anche sulla difesa Molteno, più due per Pressano. Molteno deve recuperare tranquillità, ha segnato un solo gol in 12 minuti e tutta la differenza è lì, sì. Ecco, gli arbitri hanno, ci sono ravveduti, questo era un evidente fallo su Marco Knezevic. Avrebbe bisogno Molteno di trovare almeno una marcatura per riprendere un pochino di convinzione. Sì, però vedo tutte cose abbastanza individuali, non di squadra. Quello che è successo nel primo tempo sta praticamente quasi sparito. Un po' fermo Marco Knezevic sulla sua posizione. Alonso, un'azione questa ecco volta. Un gol che cercava Molteno, un'azione forzata da parte di Vujinic che però ha portato comunque al passaggio, alla chiusura dell'ala del Pressano. Vediamo se Molteno riuscirà a reagire a questa situazione. Dell'Orto, no, grande Gabriele Hernandez, ma errore clamoroso di Dell'Orto, clamoroso, addirittura passato indietro sul contropiede, ma ha fatto un'ottima azione difensiva, ha recuperato palla e sul contropiede diretto ha passato indietro, ci ha messo una pezza Gabriele Hernandez. C'è da dire comunque che nessun compagno gli è andato vicino a prendere la palla, quindi o faceva passi e ha dovuto scaricarla. Ottimo passaggio, grande risponde l'altro portiere del portiere Pressano che va a segnare con Moser, ma il merito è di è del portiere di Pressano, più due per Pressano a metà del secondo tempo. Bella palla di Andrea Dall'Aglio, ma lì si è opposto molto bene Loizos. Un'altra palla recuperata da Pressano. Time out. Si è infortunato Moser. Sfortunato Molteno, sì. A questo punto ha preso una traversa, palo interno. Ma l'azione era anche buona perché era su penetrazione, su tiro. C'è Carlo Sperti che ha qualcosa da dire all'arbitro, non era assolutamente d'accordo sulla siamo quasi al metà tempo. Sì, mancano 10 secondi. Insomma. Dall'Ago sorprende
un sottomano il nostro portiere. Un sottomano Gabriele Randes. Pressano fa delle ottime penetrazioni, la difesa del Molteno si schiaccia troppo sui 6 metri, di conseguenza poi o il tiro dal fuori o il tiro sottomano permette di arrivare in gol. Ecco David Grigic. Ma stanno sprecando troppe palle, stavolta anche ancora Marco Knezevic. Ma Knezevic ha avuto un secondo tempo oggettivamente negativo, palle servite in modo così, insomma, un po' avventuroso. Adesso David Grigic ha fatto quello che ha potuto su questa palla. Tanto Pressano a questo punto parata ancora di Gabriele Randes sul tentativo di Milan Zepp. Ma insomma questa è una doppia fissata, fischiata a Daniele Soldi. Non sono convinto io che non abbia subito un fallo qua, Secondo me gli hanno toccato la mano d'appoggio, quindi di conseguenza la palla gli è sfuggita. Sì. Però questo è merito del difensore, non è che Fusina ferma la gara, mancano 13 minuti più 3 Pressano, ci sentiamo tra un minuto. Gli arbitri non hanno ancora chiamato, le squadre lo fanno ora. Questa è una palla secondo me molto importante per Pressano, se dovessero andare a più 4 mettono un'ipoteca già sulla partita, perché perché il Molteno fa fatica a entrare nell'area del Pressano, ha segnato 2 gol in 16 minuti. In 16 minuti Pressano ha, come dire, alzato un po' il livello della difesa, si sta difendendo oggettivamente meglio, ma anche davanti ha trovato soluzioni. E nonostante questo, come dire, stiamo parlando di una prova di Gabriele Randes maiuscola, ottimo, attenzione. Ottimo. Pascal Dantino di mestiere si prende questo 9 metri. Ancora Pressano, Giungo. Extra player in attacco del Molteno. Sì, gioca Molteno in con 7 giocatori in doppio attacco, pivot. Quindi doppio pivot. Ancora una palla servita malissimo da Marco Knezevic. Servita malissimo da Marco Knezevic. Che si piglia pure i 2 minuti. Deve avere evidentemente detto qualcosa all'arbitro, perché si è preso 2 minuti in difesa. Secondo me perché contestava la trattenuta del difensore sul pivot.
però questo è il metro, bisogna adeguarsi e trovare altre soluzioni in attacco. Devono trovare altre soluzioni e a questo punto francamente comincia a diventare anche un po' imbarazzante, per due gol in 18 minuti. Tiro abbastanza forzato, sì, comunque del Pressano, con un uomo in meno, sì, sì, sono andati a cercare il tiro molto... 4 gol in più, un uomo in meno avrebbe potuto fare molto meglio. Esatto. Ora entra Gioele Mella, centrale. Alexander Vujinic. Ah, decide. No, Daniele Soldi. Daniele Soldi spreca in modo, in malo modo. Però con queste conclusioni velleitarie, Luca, anche, Il problema è che non essendoci altre soluzioni si cerca appunto una soluzione personale e non di squadra. Piuttosto io mi faccio tenere il passivo, insomma, voglio dire, siamo in uno in meno, quindi vuol dire riconsegnare la palla loro. Ma al di là di quello si nota comunque una difficoltà nella gestione proprio dell'attacco a rispetto del primo tempo. Buona stavolta la difesa di Molteno, pur uno in meno, ancora Moser, anzi no, chiedo scusa, stavolta Giombo. E Pressano ha sempre comunque un uomo libero. Sì, ma perché cerca, sfrutta bene la superiorità, noi siamo in uno in meno, più 5, la partita mi sembra purtroppo, devo dire, per Molteno, perché sembra un'altra squadra Molteno rispetto al primo tempo. Poi magari Pressano potrebbe dire la stessa cosa, ma... Tiro di Vujinic ha stoppato. Cavolta Soldi tiene i 9 metri. Altro timeout chiesto da Onelli e quindi ci fermiamo per un minuto ancora. Giacomo ha giocato poco. Vediamo se il minuto richiesto da Onelli è il secondo nell'arco di una manciata di minuti. Vediamo se Molteno oggettivamente adesso è chiamato ad un'impresa, perché ha dilapidato un patrimonio che si era costruito. La partita sembrava indirizzata 16-12 il primo tempo, 16-12, ma due gol 16-12 in 20 minuti, come dire, andava quasi anche bene per Pressano. Ottima penetrazione, ottima conclusione da parte di Daniele Soldi, ma poi insomma quando non va, non c'è niente da fare. Palo clamoroso, portiere battuto, ma il palo non è il gol. E Pressano rallenta, ovviamente, che ha tutto l'interesse. Tanto passano i secondi, Pressano tiene la palla praticamente, sì. Cerca il fallo. Azione molto lunga e ovviamente partiamo ora gli arbitri passivo.
Gabriel Hernández ancora. Sì, ma il problema è davanti. Il problema è davanti. Ah, ma ancora. Non va. Loizos stavolta. Loizos sembra la controfigura del primo tempo. Del primo tempo. Era un portiere imbarazzante oggettivamente nel primo tempo. Ha preso gol. Sinceramente. Come dire, abbastanza improbabili, insomma, un portiere che gioca in A1, invece secondo tempo diciamo parte... che comunque nel secondo tempo il Pressano ha fatto una difesa molto più aggressiva e il portiere ne risente di questo comunque. Sì, assolutamente, come quando ne risente se c'è una difesa passiva. Ora Molteno è abbastanza aggressivo, però è anche sta facendo passivo, il gioco del Pressano. Esatto, perché è un passivo di 5 gol, quindi questa volta ancora la rete di Dallago. E Molteno che sbaglia di nuovo. Molteno è la controfigura della squadra che ha giocato nel primo tempo. È la controfigura, due gol in 25 minuti. Bisognerebbe analizzare bene comunque il perché, sì. Perché problematiche ci sono state. Recupera Samuele Riva. Guarda, vediamo la... stavolta era un metro dentro, Sontacchi, non poteva che essere rigore. Ancora Marco Knezevic. Non sbaglia Marco Knezevic. Marco Knezevic ha avuto... tra le prerogative sue di questa gara ha avuto il merito di aver segnato tutti e 5 rigori che ha tirato, però siamo a meno 5 con 5 minuti da trascorrere. Vediamo cosa si inventa Molteno. Bonelli ha provato anche a sorprendere gli attacchi avversari con difese molto aggressive. Passi. No, fallo del pivot. Sì, una... Blocco irregolare. Vediamo Molteno se riesce. Però mai deve giocare. Molteno sì, deve giocare col cronometro, ma in senso opposto, davvero. Cioè, deve essere efficace perché. Extra player in attacco per il Molteno, gioca con due pivot. Ancora un tiro di Marco Knezevic, muro del pivot. No, ma era strano passaggio di Alonso, che era tentativo di Daniele Soldi. Anche la partita di Daniele Soldi, che è un solito giocatore volitivo, però poco lucido in questo secondo tempo. Ma io direi comunque tutta la squadra, io non guarderei singolarmente i giocatori. C'è stata una difficoltà generale nel trovare spazi nella difesa di Pressano. 4 minuti più 5 per Pressano. Passi di Milan Zepp. Marco Knezevic è stato spostato da Dainese in elevazione. Vediamo però se gli arbitri hanno cosa hanno sanzionato, ma temo i 9 metri. Sicuramente il fatto è un... No, 9 metri, sì. 9 metri, sì. 9 metri. Ancora palla quindi a Molteno.
Ma Molteno deve affrettarsi questa volta. Sì. Rigore e due minuti. Rigore e due minuti. Quindi è in, Bressano è in 4. È vero che mancano 3 e 39, quindi 3.40 insomma. Ma due minuti anche a Carlo Sperti. Questa è un'ingenuità, questa è un'ingenuità grossa, è il secondo due minuti. È il secondo due minuti per Carlo Sperti per proteste, per, adesso io non so cosa abbia detto, ma evidentemente l'arbitro deve aver sentito qualcosa, perché penso proprio di sì. Quindi 4 giocatori per il Bressano, 5 per il Molteno. Sì, Molteno ha sempre la superiorità numerica, ma sarebbe stata una doppia superiorità numerica. È vero che i minuti sono pochi, ma sai, due superiorità numerica doppia, insomma, qualcosina puoi tentare. Va bene, ma Marco Knezevic intanto vediamo se riesce a realizzare. Non ce l'ha fatta. È una questione di statistica, dopo. Loizos si come dire recupera la sua sbiadita prestazione del primo tempo con un secondo tempo invece dove eccellente dove ha fatto anche la differenza insieme alla difesa argentina. 7 Molteno in superiorità numerica, tentato assolutamente velleitario questo tiro di Vujinic con un uomo in più però tra l'altro, quindi gestita anche male, siamo, come situazione abbiamo gestita molto male. Ora c'è la marcatura uomo, ma ora siamo a meno 6 a 2.40. attenzione. Ci ha messo ancora una pezza Gabriele Randes. Quindi niente da fare per Molteno, che finisce anche in malo modo questa gara. Rete ancora di Bressano. Questa volta ancora Giungo finisce in malo modo, nessuno avrebbe scommesso assolutamente, è sparito, primo tempo. È sparito dal campo, quindi Marco Knezevic aspetta che si sposta il portiere sulla destra e lo infila, però ormai manca un minuto 35, la partita non ha più niente da dire. E Bressano, io credo, forse nemmeno Bressano pensava che no. Di portar via una. Ancora Giongo. 27-20. E Molteno, io credo che Onelli abbia qualche riflessione da fare, evidentemente, perché dire, siamo davvero a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Si devono fare delle domande, certo, soprattutto per i secondi tempi troppo diversi rispetto al primo. Rigore per Molteno, difesa in area, rigore che non fa
rigore che non fa male. Cambia il tiratore Molteno. Adesso tira, c'è Vucinic che va al tentativo di realizzazione. Non sbaglia Vucinic. Il 21esimo gol. 30 secondi alla fine. 30 secondi scarsi più 6, partita in ghiaccio da tempo per Pressano. E come dire, che porta a casa una vittoria voluta. Comunque c'è da dire voluta, che Pressano sì, ci ha creduto sì, molto, eh? Ci ha creduto perché molto, ha fatto un pessimo primo tempo. Evidentemente ecco, tanto finisce la gara 27-21 per Pressano. Molteno finisce male, Luca, questa partita dai due volti. Perché... Dai due volti, quasi da non credere, ma insomma, assolutamente ottimo primo tempo del Molteno, dove ha fatto una difesa aggressiva, non permetteva al Pressano di penetrare, e segnava in attacco con ottime soluzioni. Adesso chiederemo poi magari nelle interviste a Onelli che cosa, mentre nel qual secondo è tempo... la sua valutazione, ma insomma, comunque mi sembra evidente 5 gol in un tempo forse. Thank you.
Allora, siamo con Alessandro Fusina, grazie. Alessandro, partita stranissima dai due volti, un primo tempo dove si è giocato, dove Molteno ha giocato molto di più, un secondo tempo dove invece Pressano probabilmente ha trovato le leve giuste per bloccare gli attacchi moltenesi, infatti si è visto. Come l'hai vista dalla panchina? Sì, hai fatto una esamina, diciamo, corretta. Abbiamo avuto un approccio dal mio punto di vista sbagliato per quel che riguarda la mia squadra. E avevamo preparato un tipo di difesa da 5-1, ma non era una questione proprio di modulo, di sistema. Secondo me proprio in alcuni elementi non siamo riusciti, perché la nostra forza è la difesa, e trovando delle soluzioni difensive abbiamo la possibilità di correre e punire in contropiede, e questo per tutto il primo tempo non è avvenuto. Ci siamo adagiati sul gioco e sul ritmo del Molteno, che ha disputato veramente un ottimo primo tempo, ma lo sapevamo, anche perché ogni partita che ha disputato il Molteno sono sempre state partite equilibrate, quindi veramente la classifica un po' inganna. Il campionato è un po' tutto strano, purtroppo. Penso che, mi ripeto, dobbiamo essere contenti e fortunati di giocare e di fare quello che ci piace. È un campionato anomalo, nel senso che a volte si rischia di non trovare proprio il ritmo. Gare spostate, gare sospese, ripristinate, eccetera. In questo senso, come Pressano, come sta leggendo questo campionato? Vi mancano parecchie partite da recuperare, quindi c'è la possibilità di agganciare addirittura le zone alte della classifica. La squadra c'è, effettivamente in secondo tempo la difesa di Pressano è stata un'altra difesa rispetto al primo tempo, questo bisogna dirlo. Come vedi il proseguo della stagione? No, appunto, terminando il discorso tecnico per quanto riguarda la partita di stasera, secondo tempo abbiamo cambiato sistema difensivo, siamo passati in 6-0, e devo dire che il nostro portiere, che è un nostro punto di forza, si è sollevato e ha sfoderato 30 minuti, diciamo, per come ci aveva abituato nelle altre gare. E noi abbiamo vissuto un po' forse il momento più difficile di questi contagi, di questa pandemia, perché ci siamo ammalati così a scaglioni, non tutti insieme. Quindi una settimana erano quattro, un'altra settimana rientravano gli altri, e dopo 10 giorni rientravano gli altri, quindi era difficile allenarsi, era difficile avere un ritmo gara, anche perché non giocavamo. E ci siamo trovati a affrontare 3 partite nell'arco di una settimana, e Sassari ci sta una sconfitta, perché Sassari è sicuramente una delle formazioni più ambiziose e più attrezzate per questa stagione. Però noi credo che fino adesso abbiamo disputato un ottimo campionato, è una squadra rinnovatissima, dove tanti elementi giovani stanno avendo delle opportunità importanti. È normale che sono sempre, diciamo, protetto nelle spalle dai miei, tra virgolette, senatori. È un buon mix, è una stagione che mi piace, mi sto divertendo con i giocatori, è un bel gruppo, sta bene fino adesso in campo, perché tante opportunità di star fuori non le abbiamo, però ripeto, dobbiamo portare a termine assolutissimamente questa stagione, perché è importante per la pallamano italiana. Sì, perfetto, grazie Alessandro, grazie per la disponibilità, buon proseguimento. Buone feste. Grazie, altrettanto. Dainese. Devi spostare un po' lì, perché sennò non. Allora, vediamo un pochino
Dainese, grazie anche per te di essere qui. Ti abbiamo visto più nel secondo tempo che non nel primo tempo, quindi sei stato utilizzato. Beh, però devo dire, hai giocato la parte migliore della partita, insomma, quella che... Decisamente. Devo dire che il primo tempo è stato molto sofferto da parte nostra, perché la difesa non ha per niente funzionato. In effetti abbiamo preso 16 gol, che sono tantissimi nella pallamano. E mentre in attacco era molto sofferente, non uscivano gli schemi come li abbiamo preparati e siamo stati in difficoltà. Invece nel secondo tempo abbiamo cambiato difesa, abbiamo fatto qualche cambio e siamo diventati un po' più compatti e siamo riusciti con gol veloci e facili a rientrare in partita e dopo prendere il vantaggio. Ecco, penso che una delle chiavi di lettura sia stata proprio nell'approccio, nella tipologia di approccio al secondo tempo. Abbiamo visto Molteno molto più nervoso, forzare troppo, e invece Pressano essere molto più tranquillo, molto più calibrato nelle proprie azioni. E poi, come nella pallamano spesso accade, la fretta è sempre una cattiva consigliera, quindi vuol dire spesso regalare palla agli avversari e subire ancora di più rispetto. Poi anche qualche decisione, qualche espulsione particolare su proteste dimostrano una certa, come dire, perdita di tranquillità, ecco, questo invece, che invece Pressano, devo dire, ha mantenuto. Sì, decisamente. E se io ho visto che quello che magari è successo dal loro parte nel secondo tempo è successo dalla nostra nel primo tempo, perché noi eravamo molto agitati sia tra compagni di squadra che un po' anche in panchina con gli allenatori. E mentre nel secondo tempo, dopo la pausa, cioè abbiamo cambiato volto completamente, eravamo molto più tranquilli e facevamo quello che sappiamo fare in realtà. Quindi questo è stato il nostro lato. Dopo la squillante vittoria con Bolzano, adesso avete replicato con Molteno, poi? Adesso si va a fare festa, vacanza, ovviamente per quanto si possa, e mentre a gennaio invece si rientra e dobbiamo recuperare diverse partite, quindi sarà molto complicato anche la seconda parte. È meno lunga rispetto agli altri. Sì, decisamente sarà molto meno lunga, ci alleneremo anche in pausa sicuramente, quindi sarà molto particolare questo campionato. Bene, sperando sperando che non ci siano altri problemi sul discorso pandemia, eccetera, eccetera. Insomma, vi aspetta un gennaio, insomma, di lavoro. Benissimo. Grazie Dainese, grazie molte. Un auguro a tutti di Buon Natale. Buon Natale a tutti. Allora, Salvatore, una partita difficile da commentare, qui è proprio da Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Un primo tempo perfetto di Molteno, direi addirittura sembrava, insomma, l'onda lunga delle ultime gare, e il secondo tempo si è proprio spenta la luce. Sì, mentalmente non siamo entrati in campo in maniera diversa, solo che quello che avevo chiesto nell'intervallo era solamente di non innervosirci, perché sapevamo che l'unico modo per perdere questa partita era in questo modo, quindi perdere la testa, e l'abbiamo fatto in maniera scriteriata proprio, cioè abbiamo preso penso 8 esclusioni il secondo tempo, abbiamo giocato in parità numerica pochissimo, proprio poco, ci siamo innervositi e non so se parlare degli arbitri o no, perché veramente oggi è stato colpa nostra per come ci siamo innervositi, però secondo me queste squadre come la nostra meritano comunque un po' più di rispetto anche a livello di scelte arbitrali, perché è la terza partita di seguito dove non voglio infierire sugli arbitri, però è un lavoro che devono fare, che devono migliorare, perché non è giusto che le squadre di vertice hanno sempre, quando giocano tra di loro, hanno un certo tipo di arbitraggio, e noi che lottiamo ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita per salvarci, non abbiamo mai diritto ad avere coppie di più esperienza, che sanno gestire meglio le partite. Oggi non si poteva parlare, se Rante si dice non ci credo e prende 2 minuti, di che parliamo? Cioè, hanno condizionato troppo la partita, troppo.
Noi abbiamo sbagliato, ripeto, perché dobbiamo essere superiori anche a questo, però siamo una squadra che è a due punti e questa cosa psicologicamente pesa. Quando stai vincendo e vedi che ti vedi scippare una partita in questo modo, non è facile da gestire. Io questo lo capisco, siamo una squadra relativamente giovane, però si poteva fare sicuramente meglio. In alcuni momenti abbiamo sbagliato noi tanti tiri dai 6 metri, la differenza è stata lì. Ma in effetti quello che è sembrato da fuori è che la squadra abbia perso di tranquillità, si sia innervosita, è probabilmente tutta una conseguenza. Poi in questi frangenti un aspetto tira l'altro, non si sa mai quando finisce l'uno, quando comincia l'altro, cioè quando le recriminazioni sono legittime e quando invece ci sono delle forzature anche da parte nostra. Il fatto sta che insomma, 5 gol in un tempo sono davvero pochi, ma soprattutto dopo aver visto il bellissimo primo tempo di Molteno, che sembrava davvero indirizzato verso una, quantomeno una partita giocata, una partita lottata fino all'ultimo minuto, invece poi alla fine a metà del secondo tempo la deriva è stata quella. È vero, io non ho il calcolo, ma le inferiorità numeriche, le espulsioni a lungo sono state tantissime, forse fin troppo anomale insomma, rispetto alla fine non è stata una gara tutto sommato corretta insomma. Bene, Molteno da dove ricomincia a questo punto? Sì, no, mi rilascio un secondo a questo discorso che fai, perché noi siamo una squadra che prende di media 1-2 esclusioni a partita. Oggi ne abbiamo presa penso 1 al primo tempo e 8 nel secondo, cioè, quindi non so se ne abbiamo prese 2 nel primo tempo, ma comunque in totale sono 9 esclusioni per noi, sono 18 minuti, uno in meno. In realtà abbiamo giocato anche in 3 per certi momenti, quindi non è, come dici tu, non è stata una partita cattiva che giustifica una cosa del genere. Bisogna che gli arbitri siano un po' meno permalosi a volte e capiscano il momento e lasciano un po' correre se una persona, non dico che protesta, ma manifesta un attimo un disappunto. Cioè, anche lì si vede un certo tipo di arbitraggio. Bisogna stare un po' più. Noi siamo una squadra che ha lottato tanto, ci siamo allenati bene, l'abbiamo preparata bene e non bisogna condizionarle così queste partite. Ripeto, noi siamo stati artefici del nostro destino, ci siamo innervositi troppo e abbiamo sbagliato dai 6 metri, quindi comunque potevamo fare molto molto meglio. Però mi dispiace per questa cosa, perché oggi meritavamo sicuramente una sorte diversa. Bene, finisce con questa partita diciamo l'anno solare, il 2020, l'approccio di Molteno alla massima serie è stato difficoltoso oggettivamente. Molteno adesso a 2 punti, recupera probabilmente soltanto la partita con Siracusa, a Siracusa poi comincia il girone di ritorno. Che girone di ritorno si prospetta per Molteno? Domanda pleonastica, perché non sarà facile sicuramente. Sì, sicuramente. Comunque non c'è stato neanche un calendario facilissimo. Molteno ha, diciamo, Siracusa e Cingoli fuori casa nel giro di andata. Partite dove potevamo fare qualche punto in più. Alla fine non l'abbiamo fatto, però è evidente che siamo cresciuti, siamo migliorati. Oggi abbiamo fatto un primo tempo veramente eccezionale. Per come l'avevamo preparata, stava andando tutto bene, e quella è la squadra che io voglio e che noi siamo. In realtà il secondo tempo è un aspetto mentale, quindi bisognerà lavorare su quello, ma sono fiducioso perché comunque giochiamo bene e i ragazzi sanno che a che livello siamo. Oggi ancora l'abbiamo dimostrato in 30 minuti, quindi io sono molto fiducioso per il giro di ritorno. Bene, allora facciamo gli auguri a Salvatore, auguri in tutti i sensi, visto Grazie. Il periodo, tutto quanto, ma anche di insomma, presentarci ai nastri di partenza del 2021 nel migliore dei modi. Grazie a Salvatore, buon Natale. Grazie. Bene, per Molteno abbiamo Gabriele Arandes. Allora, se c'è una prestazione da salvare da Molteno è la tua, Gabriele. Grande prestazione anche oggi, che è corrisposta nel primo tempo
al bel primo tempo di Molteno, il secondo tempo non è bastato. Dal tuo punto di vista, cosa è successo? Vabbè, intanto la prestazione è stata spettacolare nel primo tempo da parte di tutti noi, quindi ci tenevamo a fare bene, a vincere questa partita per finire l'anno con una vittoria. Ce l'abbiamo messa tutta nel primo tempo, nel secondo abbiamo perso la testa, abbiamo le nostre responsabilità, infatti non possiamo permetterci di prendere tutti questi minuti per protesta, ma sicuramente l'arbitraggio non è stato a livello di questa partita e dell'importanza di questa partita. Quindi noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma siamo stati condizionati troppo. Mi prendo anche le mie responsabilità, perché non mi posso permettere di prendere un 2 minuti in una situazione del genere. Poi potevo fare anche meglio in determinati frangenti, però come ho detto, il primo tempo si è visto il vero Molteno, il Molteno che deve appunto ricominciare il nuovo anno, deve essere quello del primo tempo, stando più calmi, stando più lucidi, perché comunque sì che siamo abbastanza giovani, ma abbiamo comunque tutti abbastanza esperienza da capire la situazione, capire l'arbitraggio, e quindi non possiamo permetterci di fare questi errori. Quindi speriamo, intanto ci tenevamo a finire l'anno bene, purtroppo questo non è successo, ma dobbiamo rimboccarci le maniche appunto e cercare di iniziare e andarci a prendere questa salvezza che secondo me ci meritiamo, perché in queste ultime partite abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a nessuno e quindi sicuramente siamo sulla buona strada. Una delle valutazioni che abbiamo fatto vedendo un po' i risultati delle ultime giornate forse è proprio questa, e Molteno credo si debba poi aggrappare anche a queste considerazioni: non esistono partite scontate,